dalle telecamere intelligenti che avvertono in caso di potenziale rischio ai sistemi anti-intrusione integrati su cloud, gestibili anche da remoto, fino all'uso della biometria e dell'intelligenza artificiale. Sono solo alcuni esempi della profonda evoluzione al Centro di Sicurezza 2019, manifestazione di riferimento a livello europeo per security antincendio, in corso a Fiera Milano fino al 15 novembre, uno scenario in cui le opportunità offerte dalla tecnologia crescono insieme ai rischi. Occorre mettere in atto tutte quelle cautele che purtroppo spesso dimentichiamo, complice proprio la grande facilità con la quale si utilizzano i dispositivi. Per il singolo cittadino non possiamo dire quale marca compare, però dare un occhio alla sicurezza sì, non guardare solo ed esclusivamente il prezzo più basso. Non contano dunque più solo le funzioni offerte da uno strumento, come questa serratura che si apre con l'impronta digitale, ma anche il suo grado di protezione dal punto di vista informatico, per evitare che diventi una porta di accesso al sistema domestico o aziendale. Facilità d'uso e massimo livello di sicurezza sono due elementi che nel mondo della sicurezza vanno spesso in antitesi. Col dito, con l'immagine biometrica, questo ovviamente è il massimo della vita, se vogliamo dire, perché diciamo, col semplice dito abbiamo sicurezza e facilità d'uso. Un'altra evoluzione made in Italy è questa porta scorrevole per negozi che attraverso un sistema di telecamere esterne è in grado di capire genere ed età approssimativa di chi sta per entrare. Noi possiamo comunicare in tempo reale alcune situazioni. Quella più importante è legata alla pubblicità. Una seconda telecamera ci permette di contare il numero di persone che sono o che stanno entrando all'interno del negozio e riconoscere anche eventualmente un momento di affluenza massima. Un esempio di come la tecnologia introdotta con un obiettivo commerciale possa aiutare anche a evitare situazioni di pericolo per le persone, bloccando gli accessi in caso di necessità.